si inizia con Husqvarna, che pone in bella mostra innanzitutto il suo prototipo 1003, una concept che ha fatto molto discutere al salone. Un inedito tre cilindri e linee importanti che di fatto creano un nuovo segmento. Ma l'azienda varesina tiene molto a far capire il contenuto delle nuove TE e TC 449 e 511, che puntano direttamente al cuore di chi pratica enduro e cross. Con il titolo nel mondiale enduro conquistato da Antoine Meo, sarà più facile arrivare al sodo e far capire di che pasta sono fatte queste due moto, che diventano ovviamente anche motard con le SMR 449 e 511. Husqvarna prova anche con i due tempi e propone la 300VR per chi ama andare per mulattiere come si faceva un tempo. Della stessa idea è l'altra factory italiana, la TM, che risponde con la stessa cilindrata per una moto veramente bella da vedere. Nello stand trovano posto anche le 450 da cross e le altre cilindrate a due tempi. Anche la spagnola Rieku mostra le sue alternative per i giovani patentati. Ci sono la stupenda RS325, sportiva e compatta, le motard da 125 e 50 cm cubici, la comoda Tango 250 ed in vetrina le specialistiche spagnole con la Marathon 450 che ha disputato il Rally dei Faroni e sarà presente alla prossima Dakar, la 125 competizione giunta seconda nei campionati rally italiano ed europeo e la nuova Motard 450 presto disponibile per gli appassionati delle derapate. Insomma, abbiamo visto anche da questa scheda che, come dicevo anche nel servizio, avere 16 anni è un po' una fortuna oggi perché c'è una bella scelta, abbiamo visto tante cose simpatiche. C'è una bellissima gamma oggi, in effetti. Anche se rispetto, diciamo, alla nostra epoca, insomma, dal punto di vista della sportività, della prestazione. Vabbè, sì, insomma, c'erano altri miti all'epoca. Esatto. Noi ce la sognavamo una motina così. Assolutamente, ma... io credo che sia una vera alternativa alle 125 attuali, considerando che non si può più, come dire, puntare sulla prestazione. A questo punto è meglio proporre qualcosa di più intelligente, versatile. Esatto, di versatile. La Duke effettivamente, insomma, è utilizzabile in diversi contesti, urbani ma anche extraurbani, per divertirsi. Però c'era ovviamente anche l'offerta stradale, quella un po' più spinta. Abbiamo visto per esempio l'Aprilia RS4 che richiama in tutto e per tutto la Factory, la RS4 Factory, insomma, sì. E gli ha risposto al CBR, la Honda con la CBR 125, insomma, moto che comunque... offrono lo sport e offrono, insomma, la possibilità di divertirsi comunque anche con una moto. Sì, anche a prezzi ridotti, perché poi effettivamente rispetto alle due tempi costano molto meno, sono, come dire, di più facile ed economica manutenzione. Più raggiungibili. Esatto, più raggiungibili e fondamentalmente più fruibili effettivamente. Abbiamo visto poi nello stand Husqvarna, apriamo un attimo una parentesi prima di passare all'off-road, questa moto che stiamo vedendo in questo momento, la 1003, abbiamo visto questo tre cilindri particolarissimo. Questo prototipo veramente audace, direi. Al di là delle forme, ma anche il contenuto, cioè questo tre cilindri tutto strano messo così, insomma, bisogna. Sì, è vero. Anche, però effettivamente era l'unica concept simpatica, nel senso in termini di idee. Le altre sono veramente degli studi, dei concetti che vengono espressi poi con un modello statico. Husqvarna, oltre a questo prototipo, ovviamente ha presentato, anche se lo aveva già fatto in passato, la TE e la TC da cross 449 511. Noi vedremo anche un servizio relativo a un demo ride che si è svolto qui ad Acerra per queste moto, quindi passeremo oltre adesso, perché c'è stato questo ritorno al due tempi, nel senso che sia Husqvarna che TM, che è l'altra factory italiana, ripropongono i due tempi nella versione da 300 cm cubici, quindi un borbadone che ricorda altri tempi. Sì, infatti abbiamo raggiunto una cilindrata intermedia tra quello che era la vecchia concezione del due tempi e quella del quattro tempi che veniva proposta in una cilindrata di 4,50. Evidentemente avranno, come dire, ottenuto delle prestazioni migliori con questo compromesso. Magari con quei 50 cc in più riescono ad avere anche quello spunto e quella erogazione un attimino più gestibile rispetto a un 2,50 che di cilindrata di cubatura più piccolo, ma forse un attimino più spigoloso. Più spinto, sì. Una cosa per esempio che ha fatto Rieku con la sua 125 competizione, che è quattro tempi, però comunque ha un bel motore, una bella presenza, soprattutto ovviamente nell'enduro dirà la sua, quindi il segmento off-road è uno di, insomma, molto in fermento. Sì, molto in fermento, insomma, c'è anche questo ritorno
all'uscire in fuoristrada, noi sappiamo qualcosa con la nostra rubrica scuola di enduro, insomma, e va bene, ci piace che sia così, perché poi alla fine è un'alternativa in più. Vabbè, adesso ci andiamo a vedere un'altra scheda, quindi passiamo al mototurismo, ad ECMA interessantissime proposte anche per quanto riguarda il mototurismo, vediamo e poi commentiamo insieme con Renato. Le proposte delle aziende per i mototuristi non si sono fatti attendere, segno tangibile che la tendenza all'utilizzo della moto a lungo raggio è diventata ormai la vera e logica esigenza di tutti. Così arriva da BMW l'esclusiva K1006 GT, equipaggiata con il nuovo propulsore a 6 cilindri che presto si dividerà in 3 e sarà il cuore della nuda K800R. Linee importanti e tanta tecnologia per la K1006 raggiunta in gamma anche dalla G650 GS. Anche Kawasaki mostra i muscoli, trasformando la Z1000 in SX, che acquista un'avvolgente carenatura e borse da viaggio e si pone come segmento intermedio per il turismo sportivo, prima di giungere alla ZZR e GT1004. Yamaha ripropone la validissima Super Tenere 1200 in versione World Crosser, dotata di scarico a Krapovic e sospensioni Ohlins, mentre la Triumph rompe gli indugi e sulle orme della BMW F800 GS propone la nuova Tiger 800. Scarico Arrow di serie, possibilità di scegliere tra cerchio anteriore da 19 o 21 pollici ed un prezzo che dovrebbe competere con l'800 tedesca. Altra competitor della GS è la Stelvio 1200 che Moto Guzzi ripropone nella versione NTX con piccoli aggiornamenti e nuove livree. Anche Honda ci mette del suo e presenta ad EICMA la nuova Crossrunner 800, bicilindrico super collaudato della Transalp, dotazioni di tutto rispetto e una linea molto accattivante che dà spunto anche a una delle regine del salone, il prototipo Cross Tourer. Motore V4 da 1200 cm3, lo stesso della VFR, e un design in netto antagonismo con la BMW R1200 GS, la moto più venduta in Europa negli ultimi 3 anni. Se resterà così, come l'abbiamo vista a Milano, saranno tempi duri per l'enduruna tedesca. E innanzitutto questa K1006 GT, GTL, noi l'abbiamo vista l'anno scorso, ti ricordi il 6 cilindri, questo bel motorone inseguito nella Concept 6, che poi l'hanno fatta la moto. BMW che buono. Effettivamente, puntuale, ha realizzato. E poi loro hanno in gamma già la 1003, no? GT, che è il 4 cilindri, però insomma... Un attimino umana. Sì, no, ma umano, sai, il 6 cilindri da turismo in effetti potrebbe essere insomma una cosa interessante per chi fa migliaia di chilometri anche in un giorno. Sì, insomma, l'utente tipo potrebbe essere l'attuale acquirente delle Honda Goldwing. Esatto, infatti è in netta contrapposizione all'antagonista. Molto di nicchia, insomma, è stato un grosso investimento. Che poi, a proposito della Goldwing, sentivo proprio l'intervista di Vito Cicchetto di Honda Italia, che la Goldwing è stata una delle moto che maggiormente hanno venduto quest'anno nel mondo, quindi sì, si vendono le moto di effettivamente tendenza. Sembra che le cose si stiano capovolgendo. Quindi dovrebbe essere una bella alternativa questa, dici tu? Direi di sì. Non so a quale prezzo sarà proposta, però se effettivamente fosse proposta ad un prezzo competitivo potrebbe essere l'anti Goldwing. Z1000SX, questa moto che già era voluminosa. Sì, lo è diventata ancora di più con tutte le sovrastrutture che hanno pensato di metterci su. Si allontana un po' dallo sport, guarda molto al turismo. Sì, hanno tentato di ampliare, come dire, la platea dei fruitori in questo modo. Non lo so, mi sembra un attimino... È una prova. Sì, 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 una prova, perché l'utente medio della Z1000 non è di certo il mototurista. Chiaro. E chi fa turismo non compra di certo la Z1000 con la carena.